L'aeroporto di Fano ha spento le 100 candeline, 100 anni di storia, non solo dell'aviazione, ma anche della città. Una storia iniziata nel 1917, quando l'allora aviazione militare di Torino chiese al comune di Fano un'area destinata all'atterraggio di aeroplani. Inizialmente fu realizzata una pista di soli 400 metri per 120 e quello fu l'inizio dell'aviazione fanese. In seguito, poi, durante il periodo fascista, l'area divenne un vero aeroporto con hangar e strutture adeguate. Tante storie, tante vicende di uomini, ufficiali, mezzi storici sono legati allo scalo fanese ed in questo sta il legame forte tra la città e la struttura, un legame che è volontà dell'amministrazione rinsaldare, pur con tutte le incognite dei nostri giorni. Per la tipologia di aeroporto io lo definisco un gioiellino, perché lo è veramente, con delle presenze importanti come la scuola di volo, come la scuola di paracadutismo con tutte le sue attività, ma tutta una serie di presenze significative, e anche l'incremento che c'è stato in questi ultimi periodi di presenze di voli è a dimostrazione che con queste caratteristiche può diventare sempre più un punto di riferimento. Un'occasione unica, quella del centenario, per dare vita da parte dell'attuale gestore ad una lunga serie di eventi che si estenderanno per l'intero anno solare e si va dalla commemorazione dei caduti dell'aria a convegni, a raduni a tema, passando ormai per le immancabili Befane dal cielo. Con il sindaco Massimo Seri stiamo pianificando l'evento clou che dovrebbe essere maggio, e ovviamente ci sono le elezioni, quindi avremo una data un po' variabile. In quella data, diciamo nel mese di maggio, daremo il giusto peso all'aeroporto di Fano, programmando un raduno nazionale, un ritrovo nazionale delle forze armate, invitando le più alte cariche anche delle forze armate. Questo è un evento in fase di studio.